Benvenuti! Oggi vi presentiamo la terza di quattro puntate dedicate alla regina Vittoria e all'Inghilterra dell'Ottocento. La puntata si intitola La crociata morale e tocca uno degli aspetti in realtà più interessanti, diciamolo anche più simpatici, di questa Inghilterra dell'Ottocento che dominava il mondo con la violenza, con la corruzione, pensando di portare la civiltà nelle sue colonie, ma che al tempo stesso era divisa, lacerata da discussioni appunto sulla legittimità di quello che stava facendo. Inghilterra era un paese che aveva un'opinione pubblica, che aveva meno analfabeti rispetto a tutti gli altri paesi. E l'opinione pubblica discuteva. Discuteva per capire se fosse legittimo il colonialismo. Hanno diritto i bianchi di andare a conquistare gli altri continenti, di esportare la civiltà. Cosa dobbiamo fare con la schiavitù? Dovremmo abolirla. È lo stesso dibattito che infuria alla stessa epoca in America e che porterà alla guerra civile americana. Ma si discuteva anche sulla necessità di modernizzare e rendere più umana la società inglese, le sue leggi, il suo sistema politico. Perché l'Inghilterra aveva questa contraddizione di essere il paese più moderno del mondo dal punto di vista economico e di avere certe strutture di una arretratezza spaventosa. Ed è proprio di questo che uno dei nostri spettatori ci ha chiesto di parlare. La domanda è questa. Vorrei sapere qualcosa di più della situazione legislativa del Regno Unito in epoca vittoriana e in particolare dell'impatto che ebbe il Reform Act sulla nazione. Allora, vediamo innanzitutto di spiegare la domanda. Il Reform Act, la legge di riforma, è una legge passata in realtà già nel 1832, pochi anni prima dell'arrivo di Vittoria. È una legge con cui, dopo un dibattito ferocissimo in Parlamento, si modifica il sistema politico inglese. Ed è affascinante vedere come funzionava l'Inghilterra fino a quel momento. C'era il Parlamento, era l'unico paese europeo dove il re contava poco e il governo rispondeva a un Parlamento eletto. Ma bisogna vedere com'era eletto quel Parlamento. Tanto naturalmente non votavano tutti. Bisognava possedere della terra o in certe circoscrizioni almeno una casa per avere il diritto di voto. Ma al di là di questo, le circoscrizioni che eleggevano i deputati erano state disegnate nel Medioevo. L'Inghilterra allora era un paese avanzatissimo, il primo a avere un Parlamento, certo, ma erano rimaste sempre uguali. Il risultato è che c'erano certi luoghi che nel Medioevo erano popolosi e eleggevano un deputato. All'inizio dell'Ottocento non ci abitava più nessuno, ma continuavano a eleggere un deputato. Erano quelli che loro chiamavano i Rotten Boroughs, i borghi putridi, si dice in italiano. Immaginatevi un posto dove non abita proprio più nessuno, ma ci sono ancora 11 case da affittare. Prima delle elezioni si fanno venire lì 11 persone che prendono la residenza in quelle case e quelle 11 persone eleggono un deputato al Parlamento. In questa situazione ovviamente i grossi, i lord, i grandi proprietari, condizionavano il voto in quei posti dove appunto gli elettori erano 10, 15, 20. Il duca di Norfolk da solo nominava 11 membri del Parlamento. In compenso nelle grandi città industriali come Manchester, dove vivevano centinaia di migliaia di industriali e di operai, quelle città nel Medioevo non c'erano, erano piccolissime e quindi eleggevano pochissimi deputati. Di fronte a questa situazione, l'opinione pubblica inglese comincia a dire nell'Ottocento no, ci vuole la riforma. Fare le riforme in quei casi è difficilissimo, la classe dirigente si trincera a difesa, poi finalmente passa l'atto di riforma. Vengono aboliti i borghi putridi, viene riformata la cartina del paese e finalmente si arriva a un Parlamento che comincia a rappresentare davvero la popolazione inglese. Poi c'è anche un altro aspetto, voglio parlare anche di questo perché è un'altra cosa tipica dell'Inghilterra di allora. L'Inghilterra all'inizio dell'Ottocento, il paese più avanzato del mondo, ha un sistema legislativo iniquo, dove la pena di morte è comminata per più di 200 reati.
È un sistema tutto pensato per difendere la proprietà privata. Quindi, se rubi in un negozio, ti possono impiccare. Ma ci sono dei reati incredibili per i quali è prevista la pena di morte. Essere rimasto per più di un mese con gli zingari. Essersi annerito la faccia per non farsi riconoscere in occasione di un furto. C'è una legge che stabilisce che se un bambino fra i 7 e i 14 anni dimostra cattive inclinazioni ed è incorreggibile, può essere condannato alla forca. Allora, in questo paese, poi naturalmente la pena di morte può essere spesso condonata, c'è la deportazione in Australia, ma comunque in Inghilterra si impicca almeno un centinaio di persone all'anno. L'opinione pubblica a un certo punto comincia a dire che non è possibile. Non possiamo essere il paese più moderno del mondo e il paese che condanna a morte più di tutti gli altri, più della Russia. Ecco. Il dibattito infuria e pian piano cominciano le riforme. Già prima del Regno di Vittoria viene abolita la condanna a morte per furto. Sotto il Regno di Vittoria viene abolita la condanna a morte per stupro, per esempio. E poi finalmente, sempre sotto Vittoria, viene stabilito che la pena di morte sarà riservata esclusivamente all'omicidio e alto tradimento, pirateria armata e cose del genere, ma in sostanza all'omicidio. Su quello terranno duro ancora nell'Inghilterra degli anni 50, basta leggere i romanzi di Agatha Christie e si vede l'assassino quando viene condannato va alla forca. Ma per il resto il paese si era allineato, diciamo così, alla civiltà europea. Con un po' di ritardo, l'Inghilterra di Vittoria smette di essere il paese dove si può impiccare un bambino perché ha rubato in un negozio. Buona visione. Da quasi 1000 anni, il castello di Windsor è la dimora dei re e delle regine d'Inghilterra. Da questa antica fortezza vicino Londra, la regina Vittoria regna su un vasto impero in espansione, su cui si dice che il sole non tramonti mai. Ma nel 1861, durante il 24° anno di regno, un'ombra cala su tutto. La morte si porta via il suo adorato marito, il principe Alberto. Vittoria ordina di conservare intatte le sue stanze come un santuario. Poi indossa i colori del lutto, che non toglierà per il resto della vita. La perdita di Alberto avrà delle profonde conseguenze. Trascinerà la regina e gli statisti dell'epoca in una lotta senza tregua per decidere quale sarà il destino dell'impero. Le idee del principe Alberto avevano sempre ispirato la regina Vittoria. In particolare, la sua visione di Camelot, il leggendario regno di Re Artù. Secondo la leggenda, Artù governava un impero la cui grandezza non dipendeva dalla portata delle sue conquiste, ma da una legge morale, per cui il forte è al servizio del debole, il bene trionfa sul male e il potere è sottomesso alla giustizia. Le idee di Alberto sono destinate a diventare un faro per Vittoria e per il suo popolo. Ma negli anni successivi quel sogno viene infranto quando la regina, sola e vulnerabile, permette all'impero di prendere una strada diversa. Una strada che la porterà a tradire gli ideali di Alberto. Vittoria era cambiata dopo la morte del marito. Ai tempi di Alberto si credeva ancora di poter civilizzare il mondo con il commercio, l'istruzione, il progresso e migliori condizioni di vita per tutti. Ora per la regina questo contava sempre meno. Voleva che l'Inghilterra diventasse più potente e sentiva che il suo destino era di governare su gran parte del mondo. L'impero della regina Vittoria nasce per caso, più che per un progetto.
è fondato sul commercio e, per sostenerlo, gli inglesi hanno conquistato porti commerciali, mercati e colonie in tutto il mondo. A metà del XIX secolo, la Gran Bretagna è la nazione più ricca e potente del mondo. È qui che ha avuto inizio l'era del vapore. Produce più della metà dei beni industriali e gestisce tre quarti del commercio mondiale. Nonostante tale successo, nelle città inglesi regnano la povertà e il degrado. Eppure tutti i sudditi, ricchi e poveri, sono uniti dalla convinzione che Dio li abbia scelti per una missione superiore: esportare non solo i prodotti delle loro industrie, ma anche il loro concetto di governo, legge e morale. La Gran Bretagna era una democrazia e il popolo chiedeva conto al governo delle sue decisioni. Se acquisiva nuovi territori o combatteva delle guerre, doveva spiegarne il motivo. La molla principale era l'antica visione dell'Inghilterra come forza civilizzatrice universale, il cui destino era portare pace, ordine e stabilità anche in paesi lontani. Per la mentalità vittoriana, il luogo per eccellenza dove questa crociata deve essere combattuta e vinta è l'Africa. A metà del XIX secolo, l'Africa è ancora il continente nero, con i suoi vasti territori in gran parte inesplorati dagli europei bianchi. All'epoca è associata a immagini di culti pagani, sacrifici sanguinari e conflitti tribali. Ispirati dalla visione utopistica di Alberto, uomini e donne della Società Missionaria di Londra partono con l'intento di convertire le popolazioni al cristianesimo, convinti di poter così civilizzare il continente. Tra loro c'è un uomo i cui viaggi nel cuore dell'Africa ne faranno l'esploratore più famoso dell'era vittoriana. Il suo nome è David Livingstone, uno scozzese nato in una famiglia povera, ma di ferventi cristiani. A soli 10 anni comincia a lavorare in una filanda e in questo modo si paga gli studi di medicina. Aveva sentito della possibilità di lavorare come medico nelle missioni e ne era affascinato. Il padre, invece, aveva delle perplessità. Gli diceva che i dottori pensano solo ai soldi. David era entusiasta all'idea di portare il Vangelo in terre straniere e, lavorando sia come medico che come missionario, avrebbe curato tanto il corpo che lo spirito delle persone. Quando Livingstone comincia i suoi viaggi, il principale possedimento britannico in Africa è un avamposto alla punta meridionale del continente. Il porto di Città del Capo è uno scalo sulla lunga rotta marittima per l'India. Al governo di Londra non interessa l'entroterra, dove si pensa che vi siano solo aride boscaglie a perdita d'occhio. Ma mentre Livingstone si dirige a nord verso i grandi altipiani centrali, scopre un'altra Africa. Lo scenario cambia radicalmente, dal deserto alla prateria, con alberi ad alto fusto e animali mai visti. Livingstone prende numerosi appunti, in cui descrive la flora e la fauna nei minimi particolari. Sarà proprio un incontro spiacevole con gli animali africani a renderlo famoso in Inghilterra. Il dottor Livingstone lavora a un canale di irrigazione quando viene avvisato che dei leoni si avvicinano all'accampamento. Corre subito ad aiutare i colleghi, ma finisce col diventare il bersaglio dell'attacco. Spara un colpo di fucile, ma prende di striscio la belva che gli si lancia contro. È un servitore africano a salvarlo.
Livingstone ne esce malconcio, con il braccio rotto. È stata un'esperienza terribile. Il suo braccio non era solo rotto, ma proprio maciullato. Senza altri medici nelle vicinanze, Livingstone deve curarsi da solo. Riesce persino a inserire una vite nell'osso rotto. Presumo che abbia usato dei rametti come stecche per immobilizzarlo. Avrà chiesto a qualcuno di aiutarlo e gli avrà detto: tieni qui, lega lì. Immagino il dolore. Non so come abbia potuto cavarsela in quelle condizioni. Qualche settimana dopo, un collega gli controlla la ferita e commenta con stupore. Ha dimostrato coraggio, sagacia, abilità e resistenza, degni dei più grandi tra gli eroi. Queste storie, pubblicate da Livingstone e altri, raggiungono un vasto pubblico in Europa e in America. I lettori sono ispirati non solo dalla vita avventurosa, ma da un'intima solidarietà con i missionari in una crociata epocale. I missionari si consideravano i pionieri della civiltà e, come Livingstone, potevano essere degli esploratori. Un'altra qualità era il loro porsi come collegamento tra l'impero e la gente comune. Tutti andavano in chiesa a pregare per le missioni. Molte parrocchie sostenevano i singoli missionari con i soldi e il costante contatto epistolare. Nonostante la fama crescente, Livingstone non ha molto successo nell'evangelizzazione. L'unica conversione documentata è il battesimo di un capo tribù chiamato Secele. Il problema era che il capo Secele aveva diverse mogli, ma la poligamia era vietata dalla Chiesa. Era un uomo molto corretto. Ha mandato via le altre mogli, ha dato loro dei doni, spiegando che aveva una nuova religione. Ed è diventato cristiano. A quanto risulta, è stata l'unica persona convertita da Livingstone, anche se poi ha cambiato idea e, dopo qualche tempo, ha ripreso con sé una delle mogli. Per Livingstone, questo ripensamento è un duro colpo, ma prosegue la sua missione di portare la medicina e il cristianesimo in Africa. Affronta grandi difficoltà tra il caldo, la pioggia e il fango. C'è la paura costante di attacchi da parte di animali o popoli ostili, la diserzione dei propri uomini e le malattie. Nei primi 3 anni di viaggio, Livingstone viene colpito da 27 attacchi di febbre. Attraversa fiumi e foreste tropicali con palpitazioni, terribili emicranie, vertigini e dissenteria. A guidarlo sono i suoi ideali cristiani e una concezione quasi messianica di se stesso. Vedi, Signore, come i pagani insorgono contro di me, come hanno fatto con tuo figlio? Posso io darmi alla fuga? No, davvero. Dopo 15 anni di esplorazione, Livingstone fa la sua scoperta più sensazionale. Sono scesi lungo quel vasto fiume, che era largo più di 1,5 chilometri. Davanti c'era un'isola e l'acqua scorreva impetuosa. Ha capito che dovevano raggiungerla o sarebbero stati trascinati da una parte o dall'altra. Una volta sbarcato sull'isola, ha visto un'enorme cascata, la più grande massa d'acqua del mondo.
Sentiva di essere davanti a una meraviglia della natura e del creato. Disse, è ciò che gli angeli vedono nel loro volo. In onore della sua regina, Livingstone le battezza le cascate Vittoria. Livingstone prosegue verso nord e fa un incontro che cambierà completamente la sua missione. Vede gruppi di uomini in catene condotti verso la costa e i mercati di schiavi dell'Arabia. Le cose che ho visto, sebbene siano episodi comuni, sono così nauseanti che mi sforzo di scacciarle dalla memoria. Le scene degli schiavi mi tornano in mente e mi risveglio nel cuore della notte sconvolto da quanto sembrino reali. La schiavitù è vietata in tutto l'impero dal 1833. La Marina britannica cerca di intercettare le navi schiaviste dirette in America. Ma in Africa orientale la tratta degli schiavi continua indisturbata. Livingstone vuole che la Gran Bretagna liberi il continente da quella che chiama la piaga aperta del mondo. Pensa che la soluzione sia convincere gli schiavisti a dedicarsi a lavori più accettabili. Crede che l'Africa debba essere civilizzata non con la forza, ma con il commercio. Il mio desiderio è di aprire una strada verso l'Africa e portarvi la civiltà, il commercio e il cristianesimo. Dedica la sua vita all'esplorazione, nel tentativo di far penetrare i commerci nell'entroterra. Ovunque lo conduce la sua ricerca, porta con sé la croce, come speranza di libertà e giustizia per i popoli dell'Africa. Livingstone fa appello alle ispirazioni imperiali dell'Inghilterra vittoriana, perfettamente rappresentate dalla nuova sede del Parlamento nel cuore della capitale. Negli ultimi 10 anni di vita, il principe Alberto supervisiona il completamento di questo tempio ai valori della civiltà: il buon governo, la legge e la religione cristiana. Al centro dell'edificio c'è la stanza della vestizione, dove la regina si prepara per la cerimonia di inaugurazione della legislatura. È qui che è raffigurata la visione di Camelot del principe Alberto. I dipinti da lui commissionati mirano a tramandare la leggenda di Re Artù. Queste figure eroiche saranno modelli di riferimento per i soldati e gli scienziati, gli esploratori e i missionari che cercheranno di diffondere tali valori nel mondo. Ma sul come realizzare questo disegno le opinioni restano divergenti. Alla Camera dei Comuni la questione viene aspramente dibattuta dai membri del Parlamento, guidati da 2 uomini le cui visioni dell'impero sono diametralmente opposte. Questo è quello che penso. Da un lato il conservatore Benjamin Disraeli, un appassionato sostenitore del potere e della gloria imperiali. Io non sono assolutamente d'accordo. Dall'altro il suo acerrimo rivale, il liberale William Gladstone, che sostiene la visione etica del principe Alberto e di David Livingstone. Gladstone è guidato da alti principi morali e da un pesante senso di colpa. Infatti la sua famiglia ha fatto fortuna grazie al lavoro degli schiavi. In quanto leader del Partito Liberale, avvia una campagna per esportare i valori della civiltà attraverso il commercio, non con le armi. Senza discussioni. Per Gladstone l'impero ormai esisteva, era un dato di fatto, ma non voleva ingrandirlo e credeva che il dogma dell'imperialismo potesse contaminare il popolo britannico, rendendolo bellicoso e aggressivo. Invece lui immaginava un mondo in cui regnasse la pace. Quando pensava all'imperialismo, diceva: è il volere di Dio? Lui era convinto di no.
Lo vedeva come una scusa per aggirare il diritto e questa cosa lo spaventava. Se il popolo si fosse lasciato suggestionare, nuove guerre dai costi enormi avrebbero messo in discussione la superiorità morale inglese. Una tesi fortemente contestata dal suo acerrimo rivale, Benjamin Disraeli. Questi diventa primo ministro per la prima volta nel 1867 e per i 15 anni successivi lui e Gladstone si alternano al potere. Disraeli crede nell'espansione dell'impero britannico. Ama sostenere che i suoi antenati fossero ricchi mercanti veneziani che commerciavano con l'Oriente. E questo gli dà l'entusiasmo per attuare una politica imperiale. Disraeli considerava l'impero una risorsa fondamentale perché aveva reso la Gran Bretagna una potenza mondiale, permettendole di superare tutte le altre nazioni d'Europa. Ovviamente Disraeli era anche molto affascinato da come l'impero avesse conferito prestigio al suo paese. Sperava che le nuove colonie non avrebbero seguito l'esempio degli americani e sarebbero rimaste legate sentimentalmente alla Gran Bretagna e in particolare alla corona. La regina Vittoria è ancora in lutto, ma dopo la morte del principe Alberto comincia a interessarsi molto all'impero e a tutti gli altri affari di Stato. La regina Vittoria era entrata in un periodo di autoisolamento perché si sentiva inadatta al ruolo di regina. Era sempre stato Alberto ad occuparsi di tutto, gestiva ogni cosa e seguiva gli affari di Stato, quindi non si sentiva più all'altezza della carica. Trova conforto nella vicinanza dello scozzese John Brown. Così ne parla già pochi mesi dopo la morte di Alberto. Ho un prezioso servitore delle Highlands che è il mio tuttofare e si prende cura di me in modo meraviglioso. Mi fa da stalliere, valletto, paggio e domestico. E devo dire che è anche davvero bravo con mantelli e scialli. Prepara il mio cavallo e mi aspetta sempre fuori dalla porta. Penso che a lei piacesse quando la prendeva fra le braccia e l'aiutava a montare a cavallo e poi a scendere. Per la prima volta dalla morte di Alberto aveva accanto un uomo forte e vigoroso che la faceva sentire protetta. Forse era il massimo della loro intimità, ma a lei piaceva. Con grande sconcerto della famiglia e del governo, la regina e il domestico scozzese diventano inseparabili. La stampa e il popolo cominciano a chiamarla la signora Brown e la sua assenza dai doveri pubblici viene ampiamente criticata. Sui giornali comparivano vignette che mostravano un trono vuoto. Si leggevano editoriali del tipo: perché paghiamo tanti soldi per mantenere una famiglia reale che dovrebbe essere il simbolo dell'impero e della Gran Bretagna se in realtà non c'è mai? È Disraeli a riaccendere l'interesse della regina per gli affari pubblici. Il suo rapporto con Vittoria non parte bene. Lei lo considera un arrampicatore sociale, un opportunista e un approfittatore. Ma Disraeli è deciso a conquistarla con il suo grande fascino. I comunicati ufficiali che le manda contengono sempre pettegolezzi sociali e aneddoti spiritosi. Parte del lavoro di Disraeli come primo ministro consisteva nello scrivere un resoconto di quello che accadeva in Parlamento e nel governo. Le sue lettere alla regina erano straordinariamente dettagliate, ricche di pettegolezzi e indiscrezioni. Probabilmente diceva alla regina molto più di quanto avrebbe dovuto, soprattutto in merito alle divergenze di opinione. La maggior parte dei primi ministri scriveva lettere brevi e abbastanza formali, ma quelle di Disraeli erano una vera dichiarazione d'affetto, amore e lealtà. Lusingava la regina, che apprezzava molto. Una volta tanto, la sovrana ritrova il sorriso. Così scrive alla figlia maggiore, Vicky.
I resoconti del signor Disraeli sono come i suoi romanzi, molto coloriti. Non aveva mai ricevuto lettere del genere in vita sua. Era come scoprire un mondo. La sua opinione iniziale cambia radicalmente. Il signor Disraeli ha raggiunto la sua posizione attuale solo grazie alle sue capacità e al suo atteggiamento positivo. Non ho altro che elogi per lui. Gli manda delle primule che ha raccolto lei stessa. In cambio, Disraeli le dà una raccolta di suoi romanzi. Anche Vittoria ha appena pubblicato un libro, Le memorie dei giorni trascorsi con Alberto nel loro palazzo in Scozia. Disraeli era bravissimo a trovare le parole che la regina Vittoria voleva sentire. Una volta le si rivolse così: «Noi scrittori, mia signora, facciamo tutti parte della stessa cerchia». La regina Vittoria non poteva chiedere di meglio. Disraeli incanta la regina con la sua visione romantica dell'impero britannico. Il principe Alberto ne sarebbe inorridito. In seguito, Vittoria e Disraeli stringeranno una forte alleanza per la causa imperiale. Ma passerà del tempo prima che la collaborazione dia i suoi frutti. Disraeli resta in carica come primo ministro per meno di un anno. Quando la fiducia del Parlamento viene meno, la regina è costretta a rivolgersi al leader dei liberali, Gladstone. La regina inizialmente apprezzava Gladstone, le sembrava un uomo onesto. Era ambizioso, ma anche molto intelligente. Il principe Alberto aveva appoggiato Gladstone. Quando il nuovo primo ministro arriva a palazzo per ricevere i sigilli ufficiali, la regina manifesta la sua approvazione. È un uomo molto gradevole, così tranquillo e intellettuale, dotato di grande cultura. È davvero una brava persona. Il giudizio positivo non dura a lungo. Gladstone intraprende una serie di riforme liberali che risvegliano nella regina gli istinti più conservatori, rimasti sopiti finché Alberto era vivo. Il signor Gladstone è un uomo davvero pericoloso, molto arrogante, dispotico e ostinato, che non sa nulla del mondo né della natura umana. Tutto questo, insieme alla totale mancanza di riguardo verso i miei sentimenti, ne fanno un primo ministro pericoloso e inadeguato. Non apprezza quando propone che ai marinai venga permesso di farsi crescere la barba. E inorridisce all'idea che incoraggi la parità dei sessi. La regina vorrebbe far notare al signor Gladstone che è folle e demoralizzante pensare che le donne possano ricoprire le stesse posizioni degli uomini. Ma è la vita privata di Gladstone a suscitarle maggiore preoccupazione. Gladstone era un vero puritano, convinto che tutti dovessero convertirsi alle sue concezioni di moralità ed etica. Usciva per le strade di notte anche quando era primo ministro e avvicinava le prostitute. Le seguiva nelle loro stanze, ma per dare loro delle Bibbie. A quanto pare dava loro anche dei soldi e le invitava a tornare sulla retta via. Vittoria conosceva queste storie poiché gliene parlavano le sue domestiche ed era disgustata. Un giorno Gladstone doveva andare a far visita alla regina al castello di Balmoral, così lei gli ha mandato una lettera in cui gli diceva che per entrare doveva mettere un vestito nuovo, mai indossato prima. Era chiaro che non voleva che portasse in casa sua alcuna traccia dei suoi degradanti incontri notturni. Gladstone non è minimamente preoccupato per la disapprovazione della regina, ma è sconvolto dalle idee imperialiste inculcate da Disraeli. I suoi principi liberali sul ruolo della Gran Bretagna saranno messi presto a dura prova, in Africa.
David Livingstone è tornato nel continente nero. Questa volta viene mandato in missione ufficiale per trovare una via commerciale verso l'entroterra e realizzare il suo sogno di fondere commercio, civilizzazione e conversione. A tale proposito, gli vengono concessi ingenti fondi da parte del governo britannico. Lo accompagnano 6 scienziati britannici e sua moglie Mary. Anche lei, devota missionaria. Livingstone crede che il fiume Zambesi diventerà un'ottima via per il transito dei prodotti britannici. Mentre navigano sul fiume, la spedizione si imbatte in una serie di pericolose rapide. Credeva che lo Zambesi, il grande fiume che alimenta le cascate Vittoria, potesse diventare una via commerciale. Seguendone il corso, ne ha saltato alcuni tratti e ha scelto di prendere delle scorciatoie, che purtroppo si sono rivelate impraticabili. Così la spedizione si è arenata e Livingstone ha iniziato a disperare dell'esistenza di una via diretta per l'Africa centrale. Livingstone rifiuta di ammettere la sconfitta e porta avanti le ricerche di una via commerciale. Poi la spedizione si trova a dover affrontare un altro pericolo, ancora più terribile. Nonostante i ripetuti attacchi di malaria, Livingstone sottovaluta i pericoli della malattia. Non prevedo un alto livello di mortalità tra i missionari. Gli uomini istruiti e prudenti, se vogliono, possono adottare adeguate precauzioni igieniche. Questo ottimismo sfocerà in una tragedia. Mary Livingstone è presto colpita dalla febbre. Il 29 aprile 1862, Livingstone scrive alla madre: «La mia amata compagna, che ho amato e apprezzato così tanto per 18 anni, è ora col Signore. È stata una buona moglie, una buona madre e una buona cristiana. Mi sento molto angosciato e piango lacrime amare». Livingstone ha pagato il prezzo più alto per le sue convinzioni e il suo dolore non finirà con la morte della moglie. È partito per civilizzare l'Africa con il commercio, ma in Inghilterra l'entusiasmo per le sue scoperte alimenta un insaziabile desiderio di conquista. La spedizione di Livingstone fallisce. La malattia provoca la morte di 12 dei suoi compagni e nessuno degli obiettivi viene raggiunto. Livingstone viene richiamato dal governo britannico e a casa deve fronteggiare i violenti attacchi della stampa. Ci avevano promesso cotone, zucchero, indaco, invece non abbiamo niente. Ci avevano promesso commercio, ma non c'è alcun commercio. Ci avevano promesso conversioni e nessuno si è convertito. In poche parole, nonostante tutto il denaro messo a disposizione dalle università e dal governo, non c'è stato alcun risultato. Disraeli concorda pienamente e ben presto coglie l'occasione per promuovere la sua visione dell'impero. Quando vince le successive elezioni, la regina accoglie il risultato con gioia. Oggi ho visto il signor Disraeli alle 3:15. Si è inginocchiato e mi ha baciato le mani dicendo: «Mi inchino di fronte alla più gentile delle dame». Il mago della persuasione è di nuovo al potere. Una volta confida a un amico: «Mi considerano un adulatore, ed è vero. A tutti piacciono le lodi, ma con la famiglia reale è meglio esagerare». Disraeli aveva sempre amato la compagnia delle donne ed era molto bravo a corteggiarle. Credo che avesse capito subito che la regina Vittoria si sentiva molto sola. Disraeli era bravo ad affascinarla e adularla.
La sua scelta politicamente più importante fu però quella di incoraggiarla a svolgere un ruolo molto più attivo negli affari di Stato. In questo modo poté avere la regina come alleata, soprattutto quando era primo ministro. Sono convinta che l'appoggio dalla monarchia sia stato determinante per il suo successo al governo. Disraeli decide di accrescere il prestigio della Gran Bretagna e di espandere l'impero della regina Vittoria. Nel giro di un anno dalla sua nomina, la sorte gli offre una brillante opportunità. Solo 5 anni prima è stato scavato il canale di Suez nel deserto egiziano. Permette alle navi di passare dal Mediterraneo al Mar Rosso, collegando direttamente l'Europa all'Oriente. È a questo canale che la Gran Bretagna dovrà la sua più grande conquista. L'India. Con 400 milioni di persone è il più vasto territorio straniero che un impero abbia mai avuto. La regina la definisce il gioiello più prezioso della corona e Disraeli teme che una potenza rivale potrebbe presto tentare di rubarlo. Il canale di Suez era fondamentale per la Gran Bretagna, per questo era chiamato la vena giugulare dell'impero. Grazie al canale era stata aperta una rotta più breve verso l'India, importantissima dal punto di vista strategico. Quindi, per Disraeli, era logicamente essenziale che gli inglesi avessero sempre il controllo effettivo del canale. Le azioni della compagnia del canale di Suez appartengono a numerosi investitori francesi e al sovrano d'Egitto, il Khedive. Il Khedive ha svuotato le casse dell'Egitto per costruire palazzi, musei e ferrovie. Ora è fortemente indebitato con le banche di Londra e Parigi. Si pensa che il canale darà profitti solo tra molti anni e lui ha disperatamente bisogno di soldi. Nel 1875 fa un'offerta segreta agli inglesi. Disraeli scrive subito alla regina. Dal signor Disraeli con i più sinceri omaggi a sua maestà. Il Khedive è vicino alla bancarotta, desidera cedere le sue quote del canale di Suez e ce l'ha comunicato in via confidenziale. Si tratta di un affare da milioni di sterline, 4 come minimo, ma è fondamentale per l'autorità e il potere di Sua Maestà, in un momento critico, che il canale appartenga all'Inghilterra. Il Khedive dice che ha necessità di ricevere il pagamento in sterline entro e non oltre il 30 di questo mese. È pochissimo tempo, ma è una cosa che va fatta. Il giorno seguente la regina risponde tramite telegramma approvando la proposta. Ma teme che sia difficile organizzare tutto. In situazioni come questa, il Parlamento può approvare un prestito, ma non è riunito in seduta e un consorzio francese ha già fatto un'offerta per le azioni. Disraeli manda il suo segretario personale a chiedere aiuto a un vecchio amico. Il barone Rothschild fa parte di una grande famiglia di banchieri ed è uno degli uomini più ricchi del mondo. Il segretario spiega che Disraeli ha bisogno di 4 milioni di sterline, il prezzo della quota del Khedive nel canale di Suez. Quando? Chiede Rothschild. Entro domani, risponde il segretario. Rothschild prende un acino d'uva, sputa i semi e dice: che mi date come garanzia? Il governo britannico, è la sua risposta. Affare fatto, conclude il barone. Disraeli dà alla regina la grande notizia. È tutto sistemato. Abbiamo vinto, mia regina. Il governo francese è stato sconfitto e adesso l'intera quota del Khedive è vostra. La regina è al settimo cielo. Disraeli la tratta non solo come la sua sovrana, ma come una donna. Una donna intelligente. Una volta concluso l'affare del canale, lei scrive nel diario: ora l'India è nostra, un paese immenso.
Il signor Disraeli ha detto che il mio appoggio gli è stato di grande aiuto. Lui è una mente superiore e la sua comprensione delle cose grandi e piccole è molto più spiccata di quella del signor Gladstone. Gladstone è fortemente contrario all'accordo perché teme che porti la Gran Bretagna verso nuove avventure imperiali. E ha ragione. Il canale di Suez trascinerà gli inglesi sempre più a fondo nella torbida politica del Medio Oriente. L'intera regione fa ancora parte dell'Impero Ottomano, ma sono molti i popoli che cominciano a ribellarsi. Di fronte alle numerose rivolte, i turchi reagiscono con massacri. La Russia si schiera con i ribelli ed Israele teme che il crollo dell'Impero Ottomano apra la strada all'avanzata russa fino al canale di Suez. Pur consapevole del loro regime oppressivo, Israele pensa che gli inglesi debbano appoggiare i turchi. Gladstone la pensa diversamente. Non è più il leader dei liberali. Si è ritirato nella sua tenuta di campagna, dove passa il tempo a tagliare alberi e a riflettere sul senso della fede. Ma resta sconvolto dalle storie delle atrocità commesse dai turchi contro i sudditi cristiani. Pensa che l'impero ottomano, corrotto e decadente, vada abbattuto. Così posa l'ascia e prende la penna. Credo che persino i cannibali che vivono nelle isole dei mari del sud sarebbero profondamente indignati nel vedere quello che sta accadendo. Dobbiamo porre fine alle violenze dei turchi e l'unico modo per riuscirci è mandarli via. Cacciarli, liberarci di loro una volta per tutte, è l'unica cosa da fare per onorare la memoria di coloro che sono morti, per vendicare vegliarde, fanciulle e bambini la cui purezza è stata violata. Disraeli ritiene che lo stile della protesta di Gladstone sia molto volgare e che i suoi scritti probabilmente siano peggiori di tutte le atrocità commesse. Ma Gladstone raccoglie numerosi consensi nell'opinione pubblica e in Parlamento Disraeli deve scegliere le parole con maggiore cura. Il nostro dovere in questo momento critico è difendere l'impero britannico. Non sarà ammessa qualsiasi azione che rischi di comprometterne l'esistenza, anche se potrebbe assicurarci un periodo di relativa quiete e falsa prosperità. Disraeli passa dalle parole ai fatti. Mentre i russi avanzano verso il cuore dell'impero ottomano, invia la flotta britannica, guidata dalla nave corazzata più potente al mondo, la HMS Devastation. L'opinione pubblica si schiera dalla parte di Disraeli. La voglia di guerra dilaga nei pub e nei teatri della Gran Bretagna. Forse agli inglesi non piace quello che i turchi fanno ai sudditi cristiani, ma condividono la volontà di Disraeli di fermare i russi. Temendo la guerra con la Gran Bretagna, la Russia accetta di negoziare. Disraeli partecipa ai colloqui di pace. Torna trionfante. È riuscito a costringere i russi a interrompere la loro avanzata in Medio Oriente. Il collegamento con l'India è salvo. Vittoria condivide la gioia del popolo e decide che è giunto il momento di rivendicare quello che le spetta da molto tempo. Spesso la gente si rivolge a me chiamandomi Imperatrice dell'India. Perché non ho mai assunto il titolo ufficialmente? Sento di doverlo fare e desidero che vengano avviate le pratiche. Disraeli presenta un disegno di legge in Parlamento per conferire a Vittoria il titolo di Regina Imperatrice dell'India. Gladstone guida l'opposizione e la definisce una mossa folle e teatrale. Ma il titolo le viene concesso e la regina ne è contenta. In segno di gratitudine, nomina Disraeli conte.
Era profondamente grata a Disraeli. Questo titolo, se vogliamo, impreziosiva la monarchia britannica e allo stesso tempo dava alla regina un nuovo senso di responsabilità. Aveva un profondo interesse per l'India e, appena è diventata imperatrice, si è messa a impararne la lingua. Non faceva molti progressi, ma si impegnava. Ha anche assunto dei servitori indiani. La regina imperatrice e il suo primo ministro, da poco diventato nobile, si appellano a uno spirito imperiale che si diffonde velocemente tra la popolazione britannica. È un'indole aggressiva, incline alla lotta per imporsi sul resto del mondo. Gladstone continua a opporsi. Lo chiama imperialismo pretenzioso. Anche il segretario per gli affari esteri di Disraeli manifesta preoccupazione. Per Disraeli il prestigio è tutto. È convinto che sia nell'interesse del paese spendere 200 milioni in una guerra se servirà a ottenere maggior rispetto da parte degli stranieri. La regina appoggia totalmente Disraeli. Se vogliamo mantenere la nostra posizione di grande potenza, dobbiamo, insieme all'impero indiano e a tutte le colonie, tenerci pronti ad eventuali attacchi o a combattere delle guerre. Una politica imperialista che presto mostrerà tutti i suoi limiti. Nell'Africa australe, l'esercito britannico si scontra con la più potente nazione guerriera del continente, gli Zulu. Nella battaglia di Sandlwana muoiono in tutto 600 soldati britannici. Servirà un esercito di 17.000 uomini, armato della più moderna artiglieria, per sconfiggere un nemico che combatte quasi solo con le lance. Intanto in Inghilterra si leva alta una voce di protesta. Ricordate i diritti dei selvaggi, come noi li chiamiamo, la gioia della loro umile casa. Gladstone non ha più un ruolo in Parlamento, quindi si rivolge direttamente al popolo britannico. La santità della vita nei loro villaggi sulle colline è infatti altrettanto inviolabile agli occhi di Dio Onnipotente, come può esserlo la vostra. La sua abilità oratoria attira grandi folle. Dice che sono già morti 10.000 Zulu. Perché? La loro unica colpa è stata quella di cercare di difendere dalle nostre artiglierie, con i loro corpi nudi, i loro focolari, le loro case, le loro mogli, le loro famiglie. È un mistero come riuscisse a persuadere le persone con le sue parole. Non usava una prosa chiara e non era indulgente verso il pubblico, non abbassava il tono. Eppure riusciva a tenere vivo l'interesse della gente per un'ora e mezza, che era la durata normale dei suoi comizi. Penso che fosse la sua presenza scenica a fare la differenza, la luce che aveva negli occhi, la teatralità dei suoi gesti, il tono della voce. Ricordo con stupore quando un anziano mi ha detto: «Mio padre era uno degli urlatori di Gladstone». Erano persone che venivano assunte per presenziare ai comizi. All'epoca non c'era alcuna amplificazione e loro stavano a 20-30 metri dal palco e andavano da una parte all'altra per riferire al pubblico distante quello che veniva detto, mettendo le mani a megafono. Questa è la prova che durante i comizi chi era ai lati o comunque in fondo non riusciva a sentire veramente quello che diceva Gladstone. Il fatto che riuscisse a tenere la gente lì ferma per un'ora e mezza, nonostante non si sentisse granché, è la dimostrazione di quanto il suo modo di fare e la sua presenza fisica riuscissero ad affascinarli. La regina è indignata. Nel suo diario scrive: «Il signor Gladstone sta andando in giro a tenere comizi come se fossimo in America, con discorsi di violenza inaudita». Con sua grande sorpresa e sgomento, Gladstone raccoglie un consenso popolare. Ancora una volta fa appello al senso di giustizia e di lealtà dei britannici. I liberali tornano al potere con una grande maggioranza di voti. Gladstone esulta per la sconfitta di Disraeli e dell'imperialismo pretenzioso che rappresenta.
È come quando in certi romanzi italiani scompare un magnifico castello. Il principe Alberto sarebbe stato felice quanto Gladstone per la fine di un governo guerrafondaio. Ma Vittoria ha ormai voltato le spalle a quella visione morale dell'impero. Si rifiuta di accettare Gladstone come nuovo primo ministro. Scrive al suo segretario personale. La regina preferisce abdicare piuttosto che avere contatti con quel folle agitatore che finirà col rovinare tutto e diventare un dittatore. Forse altri si vorranno sottomettere al suo governo democratico, ma non la regina. Ma la Gran Bretagna è una monarchia costituzionale, quindi non ha scelta. Gladstone torna al potere, determinato a rovesciare le politiche imperialiste di Disraeli. Vuole concedere autonomia all'Irlanda. Insiste perché in India vengano nominati più giudici indiani e dichiara che gli inglesi non potranno rifiutarsi di comparire dinanzi a loro. Ma in Africa, Gladstone può fare ben poco per fermare il desiderio di conquista. Un desiderio alimentato dalle nuove avventure di David Livingstone. Il medico esploratore è tornato in Africa per cercare le sorgenti del Nilo. Per 5 anni scompare senza lasciare traccia e sulla stampa appaiono i suoi necrologi. Non vi è dubbio che gli piacesse esplorare l'Africa, ma credo anche che pensasse che un successo gli avrebbe fatto riguadagnare la credibilità di un tempo. Voleva essere ricordato come colui che aveva scoperto le sorgenti del Nilo e così avrebbero dato credito anche alle sue opinioni sulla schiavitù e su un progresso legato al cristianesimo e al commercio. Ma in quel periodo era molto debilitato a causa delle malattie. Perdeva sangue, soffriva di malaria, dissenteria, emorroidi. Era un uomo davvero molto malato. Un giornalista, Henry Morton Stanley, viene inviato in Africa da un giornale statunitense per trovare il missionario scomparso. Non si ferma neanche davanti alle guerre tribali, seguendo i presunti avvistamenti di Livingstone. Dopo 7 mesi, raggiunge un'isolata stazione di commercio nell'odierna Tanzania. È qui, nel novembre del 1871, che ha luogo il famoso incontro. Il dottor Livingstone, suppongo. Alla fine, nonostante le difficoltà, Stanley ha trovato la persona che cercava. La notizia farà il giro del mondo. Progressivamente l'interesse si attenua. E Livingstone resta in Africa, solo, sempre più triste e ogni giorno più malato. Prima di morire, scrive un'ultima lettera in cui chiede al mondo di abolire la tratta degli schiavi. C'è solo una cosa che voglio dire. Il Signore benedica tutti coloro che siano americani, inglesi o turchi, che contribuiranno a guarire la piaga aperta del mondo. La notte del 30 aprile 1873, David Livingstone muore. Il suo corpo viene avvolto in un sudario di corteccia d'albero e tela di cotone per essere riportato in Inghilterra. Ma prima, i suoi servitori gli estraggono il cuore e lo seppelliscono sotto un albero, perché rimanga per sempre in Africa. Quando i resti arrivano finalmente in Gran Bretagna, la regina proclama un giorno di lutto nazionale. Livingstone viene sepolto nell'abbazia di Westminster,
e le parole della sua ultima lettera vengono incise sulla sua lapide. Ma le avventure africane di Livingstone hanno effetti che non si sarebbe mai aspettato. Le strade aperte da missionari, commercianti ed esploratori saranno sfruttate dai colonialisti per quella che passerà alla storia come la spartizione dell'Africa. Anche la Gran Bretagna è sempre più coinvolta in questa conquista territoriale che mina il piano di Gladstone di frenare l'espansione imperiale. Questo porterà la regina e il primo ministro a odiarsi sempre di più e riserverà all'impero di Vittoria un ultimo atto tanto spettacolare quanto sanguinoso. Benvenuti. Oggi vedremo la quarta e ultima puntata della nostra serie dedicata alla regina Vittoria e all'impero britannico al culmine della sua potenza. La puntata si intitola La spartizione dell'Africa e racconta come gli inglesi, proprio negli ultimi decenni del regno di Vittoria, sono riusciti a allargare il loro impero coloniale anche in quest'ultimo continente, sottomettendo in particolare tutto il Sudafrica. È stata un'espansione tutt'altro che facile, perché in Sudafrica abitavano popoli bellicosi, sia indigeni come gli Zulu, sia coloni europei come i Boeri, i coloni olandesi. E tutti questi popoli hanno resistito duramente alla conquista inglese e anzi hanno inflitto alle giubbe rosse alcune delle sconfitte più memorabili della loro storia. Alla fine però gli inglesi naturalmente hanno prevalso, ma hanno anche imparato la lezione. E hanno governato il Sudafrica, per esempio, lasciando larghissima autonomia alla minoranza olandese sul posto. Se poi sia stata una cosa così saggia è tutto da vedere, visto che gli olandesi in Sudafrica hanno subito imposto l'apartheid, la separazione razzista con la popolazione nera. Ma insomma, il sistema inglese, quando possibile, era quello: lasciare autonomia alle forze locali. E proprio a questo proposito si impone un confronto con l'altro grande impero coloniale, quello francese. E un lettore ci ha mandato una domanda, devo dire, molto sofisticata sul confronto fra i due sistemi, quello coloniale inglese e quello francese. Leggo la domanda e poi vi spiego. Mi piacerebbe sapere se secondo lei l'indirect rule, cioè il dominio indiretto britannico, sia stata una forma di dominio migliore dell'assimilation coloniale dei francesi verso i territori conquistati in Africa e in Asia. Allora, cosa significa questo? Beh, per molto tempo si è detto appunto che i due imperi coloniali avevano due sistemi differenti. Per gli inglesi il dominio indiretto. Ci appoggiamo in India sui Maharaja disposti a collaborare, in Sudafrica sui coloni olandesi. Ovunque possiamo troviamo dei potenti locali a cui lasciamo molta autonomia. E la madrepatria se ne sta separata, manda qualche funzionario, il meno possibile. In altri casi si impone un protettorato, come sull'Egitto, per esempio. Comandiamo noi, ma non sembra. Il sistema francese è completamente opposto, si è sempre detto. La Francia centralista giacobina impone un governo centrale che controlla da vicino tutti i territori coloniali. L'idea è che questi territori sono parte della Francia e che dovranno essere assimilati. E in prospettiva anche la popolazione locale, come dire, dovrà diventare francese. Anche gli indigeni, quando saranno al livello giusto, potranno diventare cittadini francesi.
In qualche caso la Francia ci è andata vicina a realizzare questo obiettivo. L'Algeria, per esempio, era a tutti gli effetti parte del territorio metropolitano francese, divisa in dipartimenti che mandavano i loro deputati a Parigi, e anche la popolazione araba locale in prospettiva era destinata ad acquisire la cittadinanza francese. Ora tutti sappiamo però che in Algeria il sistema ha fatto fallimento. La Francia ha dovuto affrontare una terribile guerra in Algeria e l'ha persa, e si è scoperto che alla popolazione locale non interessava così tanto diventare cittadini francesi, preferivano essere padroni a casa loro. In apparenza, quindi, sembrerebbe di poter dire che il sistema francese è fallimentare, meglio quello inglese indiretto. Però, siccome in storia si discute sempre, non ci si ferma mai su un consenso, si rimettono sempre in discussione le cose, in realtà da un po' di tempo gli storici hanno detto: ma guardate che non è vero che gli inglesi governavano sempre in modo indiretto. Certe volte erano capacissimi anche loro di imporre il controllo dalla madrepatria. E non è vero che i francesi centralizzavano sempre, molte volte si appoggiava... Ecco, avete capito il concetto. Si è un po' esagerato a creare questi due modelli contrapposti. Però quello che è sicuro è che sono fallimentari tutte e due. Il colonialismo è stato un grandioso esperimento in cui l'Europa ha investito enormemente, grandi somme, grandi speranze, ma si è rivelato un fallimento totale, perché al di là di tutto si è scoperto che alla gente non piace avere funzionari stranieri e truppe straniere nel proprio paese, non importa quanta civiltà portano. Ecco, e in questo senso appunto Vittoria e il suo regime imperiale porta le stesse responsabilità di tutti gli altri paesi europei, compresa l'Italia, buona ultima, che si sono illusi di portare la civiltà agli altri continenti. Buona visione. Africa, il continente nero dei primi esploratori, è il teatro dell'ultimo atto dell'impero della regina Vittoria. Sulle tracce di missionari come David Livingstone, le potenze europee si lanciano in una spietata campagna di conquista, una contesa che passerà alla storia come la spartizione dell'Africa. In Gran Bretagna, quest'ultima stagione di conquiste è ispirata da due uomini, le cui vicende trascineranno gli inglesi in un crescendo di fervore imperialistico. Il primo è il generale Charles Gordon. Inviato in missione diplomatica in un povero paese arabo, lancia una crociata personale per liberare un popolo oppresso. La sua posizione ribelle trascina la regina e il suo impero in una guerra santa, e li condurrà in un'impresa romantica ma cruenta per imporre un nuovo ordine mondiale. Il secondo è Cecil John Rhodes. Inizia come semplice coltivatore di cotone e otterrà le più grandi conquiste territoriali della sua generazione. Per finanziare i suoi sogni imperiali, intraprende una spietata ricerca di diamanti, oro e potere che ne faranno l'uomo più potente e più odiato di tutta l'Africa. Insieme, Cecil Rhodes e Charles Gordon rappresentano vizi e virtù della loro epoca. Condurranno la Gran Bretagna a nuove vette gloriose, ma mostreranno anche il lato oscuro dell'impero di Vittoria. A 60 anni, la regina Vittoria indossa ancora l'abito in pizzo e raso nero, messo 20 anni prima in segno di lutto per la morte dell'amato marito, il principe Alberto. I suoi 350 milioni di sudditi in tutto il mondo la rispettano come simbolo del potere e del prestigio britannico. Ma nell'inverno del 1884, il suo impero affronta una minaccia che viene da una delle regioni più povere e misteriose della Terra. Il Sudan. Tra gli arabi c'è un antico detto: quando Dio ha fatto il Sudan, ha riso. Molti dei suoi 9 milioni di abitanti sono nomadi,
In una terra selvaggia vasta quanto l'Europa occidentale. Il Sudan non ha strade né ferrovie. È uno spazio vuoto sulle mappe. È qui che dal nulla arriva un profeta, un predicatore islamico che diventerà noto agli arabi e poi al mondo come il Mahdi, l'atteso. Il Mahdi ispira le bellicose tribù del Sudan a insorgere contro i dominatori corrotti. Le sue armate spazzano il paese, proprio come il Simum, il terribile vento del deserto. Molti in Inghilterra iniziano a temere che la Jihad, la guerra santa islamica, si estenda a nord in Egitto e minacci l'arteria vitale dell'impero, il canale di Suez. I tre quarti delle navi che attraversano il canale sono britanniche ed è il passaggio principale verso i ricchi possedimenti in India e in Oriente. Infatti in Egitto sono dislocate delle truppe inglesi a sua difesa. Ora la regina preme sul primo ministro Gladstone perché usi quelle truppe contro il Mahdi. La regina è molto preoccupata per il Sudan e l'Egitto e ordina che i ribelli vengano repressi. Sono arabi selvaggi e non riusciranno mai ad opporsi a delle truppe regolari. Dobbiamo dare una dimostrazione di forza. Gladstone fa del suo meglio per trattare la regina con cortesia, ma non dà grande valore al suo giudizio. Quante parole inutili. William Ewart Gladstone è uno dei più grandi statisti dell'epoca vittoriana. Un uomo di immensa forza morale e fisica. A 70 anni si rilassa abbattendo alberi nella sua tenuta di campagna. Crede che la solidità dell'economia britannica e la forza delle sue idee liberali guideranno il mondo. È un sostenitore dei diritti umani e si oppone a qualsiasi tirannide. È contrario all'uso delle truppe britanniche per reprimere quella che considera una rivolta popolare. Ma la stampa e l'opinione pubblica condividono la linea della regina e chiedono di intervenire. Il governo di Gladstone decide di prendere tempo. Si propone di inviare un alto ufficiale dell'esercito in Sudan perché faccia rapporto. Per questa missione viene scelto uno degli eroi di guerra dell'era vittoriana, il generale Charles George Gordon. Gordon si è creato una reputazione in Cina, dove è stato inviato a difendere i mercanti britannici nel pieno di una cruenta guerra civile. Lì ha assunto il comando di una piccola forza di contadini e avventurieri, ribattezzata l'Esercito Sempre Vittorioso. Era instancabile e coraggioso e ha condotto il suo esercito alla vittoria come un cavaliere medievale. Andava alla carica contro i nemici, impugnando solo il bastone da ufficiale, che chiamava la bacchetta della vittoria. In una guerra lampo di 18 mesi ha schiacciato la rivolta dei Taiping e ha riportato la pace. È diventato un eroe e al ritorno in Inghilterra ha scoperto con sorpresa di essere una celebrità. La regina lo ha invitato a corte e per tutti è diventato Gordon il cinese. L'imperatore della Cina gli offre una fortuna per rimanere, ma Gordon rifiuta. Non ha il minimo interesse per i soldi. In un'epoca famosa per le stravaganze degli inglesi, Gordon è sicuramente uno che fa storia a sé. Il grande interesse che lo ha appassionato e quasi ossessionato per tutta la vita era prendersi cura dei bambini poveri. Cercava quelli che dormivano in strada e pativano la fame, li portava a casa sua, li faceva lavare e vestire, poi li mandava a scuola, pagando la loro istruzione, o trovava loro un lavoro. A un certo punto seguiva decine di questi bambini in tutto l'impero e aveva una mappa con delle bandierine che segnavano il punto in cui i bimbi vivevano e lavoravano. Li chiamava i neri.
Non aveva mai chiesto aiuto ad altri, accettando offerte solo per pagare la loro istruzione. Non c'era niente di ambiguo in tutto ciò. Nessuno ha mai insinuato che il suo interesse per i bambini fosse motivato da qualcosa di diverso dalla carità cristiana. Era l'archetipo del cristianesimo muscolare dell'era vittoriana. Secondo le cronache, Gordon è celibe e profondamente religioso. Ovunque vada, porta con sé la Bibbia e un'abbondante scorta di brandy. Dopo la guerra in Cina, guida diverse campagne in Africa. Si fa la reputazione di anticonformista che disobbedisce spesso agli ordini. È questo l'uomo che il governo britannico decide di inviare in Sudan. È stato un azzardo totale impiegare Gordon, che era come uno studente indisciplinato, una sorta di eroe da riviste popolari. Probabilmente era anche alcolizzato, almeno per i rigidi standard morali di Gladstone, o al massimo un cristiano integralista straordinariamente primitivo da sobrio. In una gelida sera nel gennaio del 1885, i massimi esponenti del governo e dell'esercito aspettano fuori dalla stazione di Charing Cross a Londra. Sono qui per salutare l'eroe nella prima tappa del suo viaggio verso la capitale del Sudan, Khartoum. Gordon è in ritardo. Era a cena con amici e ha perso tempo giocando con i loro figli. Ha anche dimenticato di portare con sé il denaro. Il ministro degli esteri si precipita a comprargli il biglietto. Gli altri si rovistano nelle tasche e gli danno un orologio d'oro e tutto il contante che trovano. Uno dei generali corre a raccogliere altri soldi. Garnet Wolsey si mise a girare per i circoli esclusivi del centro. Diceva a quanti giocavano a bridge e cenavano: «Presto, datemi quello che avete. Gordon sta partendo per Khartoum e non ha soldi». Questo deve aver fatto correre un brivido nelle alte sfere. Stavano affidando una missione delicata a uno che non si preoccupava di passare in banca. Wolsey raccoglie 200 sterline e si precipita in stazione. La sera della partenza è stata una fantastica scenetta vittoriana. Il duca di Cambridge teneva aperta la porta del vagone, mentre Wolsey caricava il bagaglio. Tutti gli hanno stretto la mano, lui è salito e ha chiuso la porta. Al fischio della motrice, il treno è partito, portandolo verso il suo destino. Il ministro degli esteri, Lord Grenville, è l'unico a esprimere i suoi dubbi. Sono tornati al Reform Club e si sono seduti sulle poltrone di pelle. Lord Grenville aveva un bicchiere di brandy e lo agitava così. Lo annusava e all'improvviso ha detto: «Mi chiedo se non abbiamo commesso la peggiore delle follie». Ai suoi dubbi fanno eco quelli del console britannico al Cairo. «Non è facile trattare con uno che, nei momenti di difficoltà, prende istruzioni dal profeta Isaia». Gordon ha ricevuto due serie di istruzioni. Prima doveva andare lì, capire cosa accadesse e far rapporto sulla possibilità di circoscrivere o reprimere la rivolta. Se non si poteva evitare il peggio, doveva suggerire come portar via tutti gli europei da Khartoum. Ma ovviamente, quando è arrivato lì, Gordon ha deciso, come al solito, di agire completamente fuori dagli schemi. Gordon è turbato da quello che vede in Sudan. Uomini, donne e bambini che marciano in catene nel deserto per finire nei mercati di schiavi arabi, dove gli uomini vengono evirati e venduti come eunuchi e le donne denudate e messe all'asta per entrare negli harem. Gordon assume il comando a Khartoum.
e brucia in piazza le famigerate fruste usate dai trafficanti di schiavi e dagli sgherri locali per controllare il popolo. È determinato a diventare il salvatore dei sudanesi oppressi. Sono venuto qui senza truppe, ma con l'aiuto di Dio risolveremo i mali del Sudan. Gordon cerca un'intesa con l'uomo che dovrebbe combattere. Il Mahdi. Gli manda un uniforme da cerimonia, offrendogli la sua amicizia se il Mahdi porrà fine alla sua guerra santa. Subito Gordon capisce con che tipo di uomo avrà a che fare. Il Mahdi gli rimanda l'uniforme insieme a una gibba rattoppata, l'abito tradizionale dei beduini, e un biglietto col quale lo invita a convertirsi all'Islam e a unirsi a loro. Gordon si rende conto che il Mahdi è un uomo proprio come lui, che non si può comprare, un uomo che prende ordini solo dal profeta, ma nel caso del Mahdi non è Isaia, bensì Maometto. Gordon decide che l'unico modo per trattare col Mahdi è sconfiggerlo in battaglia. La sua prima mossa è di rafforzare le difese della città. Ha inviato gli esploratori a controllare le forze mahdiste. Ha preparato scorte di munizioni, addestrato le truppe, scavato trincee, tutto ciò che farebbe un militare. Gordon approfitta della posizione di Khartoum, alla confluenza tra il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. Scava un canale difensivo tra i due fiumi, isolando la città. Quindi ripiega e aspetta che il Mahdi attacchi. Le forze del Mahdi tagliano l'unica linea telegrafica collegata al Cairo e circondano la città per costringerla ad arrendersi. Gordon resta intrappolato a Khartoum con 35.000 tra uomini, donne e bambini. Per salvarli ha bisogno di un aiuto dalla Gran Bretagna. Il suo piano era costringere il governo a inviare un corpo di spedizione contro il Mahdi. Per questo ha deciso di restare lì, finché non fossero venuti a salvarlo. Ma a Londra la sua richiesta d'aiuto cade nel vuoto. Gladstone è deciso a non trascinare l'impero britannico in una guerra in Sudan e, al contrario, simpatizza per la rivolta del Mahdi. Per Gladstone l'impero era già fin troppo esteso e doveva ridimensionarsi. Dato che era il capo del governo, non voleva farsi trascinare in una guerra straniera da un mezzo pazzo, un generale che aveva assunto il comando di una città in mezzo al nulla e voleva difenderla contro ogni logica. Non rientrava nella politica del governo. Gladstone dice al Parlamento: mandare le truppe equivale a una guerra di conquista contro un popolo che lotta per essere libero e che lotta giustamente per essere libero. Sì, sì, giusto. Ma finché Gordon è bloccato a Khartoum, anche il governo britannico è in scacco. Dopotutto è stata una loro idea mandarlo in Sudan per la crisi. E ora che questo eroe eccentrico ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, non possono lasciarlo morire. E poi bisogna fare i conti con la regina. Vittoria condivide i timori del popolo per l'incolumità del generale Gordon. Il bel guerriero sembra impersonare tutte le virtù marziali e cristiane del suo impero. Così scrive a Gladstone. La regina freme per l'incolumità del generale Gordon. Se dovesse accadergli qualcosa sarebbe increscioso. Gordon è in pericolo. Siete tenuti a tentare di salvarlo. Per l'onore del governo e della nazione, non deve essere abbandonato. I mesi passano e mentre Gordon resiste contro il Mahdi, Gladstone resiste contro la regina. Nessuno è disposto a cedere. La situazione a Khartoum peggiorava. Il cibo iniziava a scarseggiare e c'erano rivolte in città. Qualcuno provava a disertare, ma non era consigliabile, perché i ribelli li decapitavano.
Lentamente il cerchio si è stretto e in autunno la città era circondata. Non c'erano vie di fuga. Non restava che resistere o aspettare i rinforzi. Dalla città assediata escono solo messaggi che viaggiano lungo il Nilo sui battelli a vapore. Presto tutta l'Inghilterra sa che Gordon è rimasto solo nelle stanze del palazzo del governatore ad aspettare giorno dopo giorno le truppe che ha invocato dall'Egitto. Scrive al console britannico al Cairo. Quante volte vi abbiamo scritto per chiedere rinforzi? Non ci è giunta alcuna risposta finora. E il cuore di questi uomini è ormai stanco di aspettare. Mentre voi mangiate, bevete e riposate su comodi letti, noi vegliamo giorno e notte per tenere a bada le mosse di questo falso Mahdi. Quella di Gordon a Khartoum è un'epopea vittoriana. Un generale britannico in mezzo al nulla, circondato da selvaggi, che combatteva per la causa inglese e la cristianità. Bisognava salvarlo. Agli inglesi piacciono le storie di chi lotta da solo contro tutti. Per l'opinione pubblica era già un eroe dopo la Cina e si stava confermando anche in Africa. Il governo doveva agire. C'era una grande pressione su Gladstone e l'opinione pubblica era sempre più favorevole a una spedizione. 8 mesi dopo la partenza di Gordon, Gladstone alla fine cede. Ordina all'esercito britannico di invadere il Sudan e portarlo in salvo. Ma prima che riescano a raggiungere Khartoum, le difese di Gordon iniziano a cedere. La mattina del 26 gennaio 1885, il Mahdi lancia il suo assalto finale. Orde di guerrieri entrano da una breccia nelle mura della città. Gordon sale sul tetto del palazzo del governatore. Nelle strade sottostanti, la gente di Khartoum viene massacrata dalle forze del Mahdi. Gordon aveva una mitragliatrice in cima al palazzo, una mitragliatrice meccanica a più canne. Sparava ai mahdiisti che correvano nelle strade verso il palazzo. Alla fine erano troppo vicini e non poteva più inclinarla. Quando i guerrieri del Mahdi raggiungono le mura del palazzo, Gordon lascia il tetto. Da solo, nelle sue stanze, indossa l'uniforme e si prepara ad affrontare il suo destino. Nessuno sa di preciso come sia finita. A quel punto i mahdiisti avevano già ucciso le guardie e sciamavano nel palazzo cercando Gordon. Si dice che fosse in cima alle scale mentre i nemici, con lance e spade, stavano in fondo e si fronteggiavano. Che scena incredibile! Finalmente vedevano l'uomo che avevano sentito descrivere come il diavolo. C'è un famoso dipinto, fatto presumibilmente sulla base di racconti o pura fantasia, in cui un uomo con la lancia sale le scale per trafiggerlo, mentre la folla aspetta di farlo a pezzi. Questa è l'icona, subito riprodotta dagli artisti britannici, per farne il primo martire cristiano dell'impero. Gli uomini che l'hanno visto morire, 40 anni dopo, hanno riferito agli ufficiali britannici che, in realtà, sarebbe caduto mentre sparava con la pistola in un corridoio durante gli scontri. Ma così è molto più efficace, una scena da film, con il fiero e nobile campione dell'Inghilterra che affronta il suo destino. Più tardi, quello stesso giorno, la testa di Gordon viene mostrata a uno degli ufficiali prigionieri.
Poi viene appesa al ramo di un albero, dove i ragazzini la bersagliano con pietre e sterco di cammello. Per la regina, Gladstone non è l'unico responsabile. Scrive al suo segretario personale. Gladstone e il governo hanno il sangue innocente, nobile ed eroico di Gordon sulle coscienze. Sanno che è stato mandato lì per poi vedersi rifiutare l'aiuto e non possono negarlo. Invia un telegramma indignato al primo ministro, che in quel momento è diretto a Londra in treno. I messaggi di Vittoria ai ministri sono sempre scritti in codice. Ma questo no. Può essere letto anche dagli addetti al telegrafo ed è inteso come una pubblica condanna dell'uomo che ha deluso il suo impero e il suo più grande eroe. Il telegramma è consegnato a Gladstone da un capostazione di campagna. Le notizie da Khartoum sono spaventose. Pensare che tutto si poteva evitare, salvando molte vite con un intervento tempestivo, è davvero terribile. Gladstone non si fa condizionare né dall'opinione pubblica né dall'isteria della regina e ordina all'esercito di lasciare il Sudan. Ma ha sottovalutato l'umore del popolo e del Parlamento. La morte di Gordon infligge un colpo mortale al governo e nelle successive elezioni perde la maggioranza. È stato un episodio molto dannoso. Gladstone ha totalmente sbagliato, non rendendosi conto che quello che ai suoi occhi era solo un generale insubordinato, rozzo e inaffidabile, veniva considerato dalla maggior parte dell'opinione pubblica e addirittura dalla regina una sorta di eroe dell'impero. La sconfitta politica di Gladstone ha serie ripercussioni in tutto l'impero, soprattutto nell'Africa australe. Il venir meno della sua autorità morale spiana la strada a un uomo che condurrà l'impero di Vittoria su una strada molto più insidiosa. Cecil John Rhodes arriva in Sudafrica a soli 17 anni per lavorare nella piantagione di cotone del fratello. Non c'è nulla che lo distingua dalle altre migliaia di immigranti britannici che hanno lasciato la madre patria in cerca di fortuna nelle colonie. Ma questo figlio di un pastore anglicano dedicherà gran parte della vita a estendere il dominio britannico, diventando allo stesso tempo la più grave minaccia per l'impero. All'inizio Rhodes ha ambizioni limitate. Vuole fare fortuna come piantatore. Va d'accordo con i lavoranti africani. Divide con loro il cibo, l'ospitalità e ne rispetta i valori. Rhodes era istintivamente attratto dagli africani. Era affascinato dalla loro società. Passava intere notti nei villaggi per capire come erano organizzati. Ha imparato in fretta lo Zulu per comunicare direttamente. E inoltre aveva capito il valore che gli africani riponevano nella parola data. Gli altri proprietari si facevano beffe di lui perché pagava i suoi dipendenti in anticipo. Ma questo veniva visto dai lavoranti come un segno di fiducia e accresceva la loro lealtà. Presto Rhodes distoglie la sua attenzione dai campi. Il suo arrivo in Africa coincide con una fatidica scoperta, a 800 chilometri da lì, in una sperduta tenuta agricola, nota come Colesburg Kopje. Tocca a te! Tira! Adesso tocca a te! Ora tiro io! Un colono olandese vede i figli del suo vicino che giocano con delle pietre. Il suo sguardo si fissa su una pietra che brilla con particolare intensità e si avvicina per guardarla meglio. Un precedente visitatore inglese ha scritto di quel luogo desolato. Sua maestà non possiede in tutto l'impero un pezzo di terra così poco attraente.
Ma presto il mondo scoprirà che nasconde ricchezze al di là dell'immaginabile. La pietra scoperta dal colono verrà chiamata Eureka e porterà al più ricco giacimento di diamanti mai trovato. Rhodes lascia tutto, fa le valigie e parte in cerca di diamanti. Presto la fattoria di Colesburg Copy diventa una città di minatori. Kimberly. Veterani delle corse all'oro in California e Australia si mescolano a reduci della guerra civile americana, aristocratici inglesi e immigrati dai ghetti europei. Tutti attratti da un buco nel terreno che diventa ogni giorno più grande. A tutti questi uomini, Kimberly promette ricchezze in breve tempo, ma a un prezzo. Kimberly era un posto indescrivibile. Il rumore, la polvere, il caldo. Immaginate un insediamento di 40.000 uomini in mezzo al nulla. Si vedeva la polvere degli scavi da 15-25 chilometri e avvicinandosi si entrava in questo girone dantesco tra baracche costruite con vecchie casse, carcasse di animali morti e le mosche, mosche ovunque. Il selvaggio West è un posto tranquillo in confronto a Kimberly. Qui c'è un saloon ogni 16 uomini e le sparatorie sono all'ordine del giorno. Ma è qui che Rhodes fa fortuna con i diamanti. Nel giro di un anno scrive alla madre che guadagna 100 sterline a settimana, abbastanza da farne uno dei più ricchi d'Inghilterra. Nel 1872, pochi giorni dopo il suo 19° compleanno, Rhodes ha un infarto. Il medico gli dice che si riprenderà, ma Rhodes capisce che da quel momento in poi dovrà lottare per sempre contro la morte. Sceglie una forma particolare di convalescenza. Un epico safari nel Veldt africano. Alcuni ritengono che proprio durante questo viaggio Rhodes abbia sviluppato il suo grande amore e i suoi piani ambiziosi per l'Africa. Secondo molti, quei 9 mesi che ha trascorso in Africa, su un carro trainato da buoi in territorio boero, hanno avuto un effetto profondo su di lui. Rhodes ascoltava avidamente le storie sull'entroterra africano dai cacciatori. Io credo che sia stato durante quel viaggio che ha sviluppato quel suo concetto dell'Africa come una terra che aspettava solo di essere conquistata. Ritrovata alla salute, Rhodes torna alle miniere di diamanti. Molti cercatori pensano che ormai la vena si sia esaurita e vogliono vendere le loro concessioni. Rhodes fa un azzardo e le compra tutte. Il suo presentimento è giusto. Sotto il primo giacimento di diamanti ve n'è un altro ancora più ricco. Rhodes mette tutte le concessioni sotto il controllo di una società, la De Beers. Nel giro di 10 anni controlla il 90% della produzione mondiale di diamanti. Userà quella ricchezza per finanziare i suoi sogni. Il denaro è potere. E cosa si può fare senza potere? Rhodes sogna di creare un'unica colonia britannica per tutta la lunghezza dell'Africa. Per riuscirci, ha in mente di costruire una linea ferroviaria da Città del Capo al Cairo. Ma prima deve ottenere sostegno politico in Sudafrica. Viene eletto al Parlamento di Città del Capo, dove corteggia l'Afrikaner Bond. È il partito dei coloni olandesi, o boeri, che stanno consolidando il loro potere a scapito dei nativi africani. C'è stato un periodo in cui la gente di colore, a Città del Capo, votava e poteva avere delle proprietà. Sedevano nelle giurie e potevano giudicare i bianchi. Questo era inconcepibile.
per l'Afrikaner Bond. In sostanza, Rhodes ha deciso di allearsi con questa gente. Un tempo Rhodes si vantava di non avere pregiudizi. Ora fa questo discorso in Parlamento. Quest'Aula ritiene che sia giusto che uomini completamente barbari abbiano diritto al voto? Trattate i nativi come un popolo assoggettato. Siate voi i capi. I nativi vanno trattati come bambini, negando loro il diritto di voto. Dando seguito al discorso di Rhodes, la legge viene cambiata. I nativi non avranno diritto di voto, a eccezione di un ristretto gruppo. Nella sua carriera, Rhodes ha sempre mosso le pedine a piacimento. Pensiamo alle miniere di diamanti. All'inizio anche le persone di colore avevano delle concessioni e facevano concorrenza ai bianchi. Le leggi concepite da Rhodes hanno creato una forza lavoro indigena, permanente e affidabile, che avrebbe vissuto in aree circoscritte, da cui sarebbe stato impossibile uscire. Erano controllati quando uscivano dalle miniere. È il bisogno di una manodopera segregata che ha portato alle leggi razziste di Rhodes. Se cercate una logica politica nella sua vita, non riuscirete a trovarla. Ma se la guardate da una prospettiva economica, tutto acquista senso. Le alleanze che stipulava erano basate su interessi economici, non c'è dubbio. Il passo successivo nella strategia di Rhodes è estendere il dominio britannico a nord, nelle regioni esplorate da David Livingstone. Ma lungo la strada incontra l'impero dei Matabele, il popolo dai lunghi scudi, una delle più formidabili nazioni guerriere in Africa. Il loro re, Lobengula, detto il mangiatore di uomini, regna con il terrore dalla sua capitale, Bulawayo, che significa luogo della strage. Nella sua terra è stato scoperto l'oro e molti avventurieri europei vanno a cercarlo. Ma Rhodes vuole molto più dell'oro. Vuole la terra di Lobengula. La storia di Rhodes e Lobengula è affascinante e terribile. I due non si sono mai incontrati, eppure hanno avuto un rapporto intensissimo tramite intermediari. Rhodes manda 3 rappresentanti a conoscere Lobengula e per fare buona impressione al re dei Matabele coinvolge anche il cognato del grande David Livingstone, John Moffat. Ma Lobengula non ha fretta di incontrarli e gli uomini sono costretti a rimanere in un recinto dove il re tiene le sue capre. Agli emissari di Rhodes è stata inflitta una lunga attesa. Rudd, in particolare, ha descritto le orribili condizioni, il fango, le mosche, il cattivo odore, che facevano crescere l'impazienza. Hanno dovuto aspettare per mesi, mentre Lobengula ci pensava. Alla fine, dopo tutta quell'attesa, Lobengula ha deciso di convocare un indaba, un'assemblea di capi, per stabilire se dare la concessione alla società di Rhodes. John Moffat propone a Lobengula un contratto che darà a Rhodes poteri eccezionali. Il totale ed esclusivo controllo su tutti i metalli e i minerali situati nel regno, nei territori e nei domini, insieme ai pieni poteri di fare tutto ciò che ritengono necessario per ottenere tali beni. Lobengula ha firmato il documento pensando di aver solo garantito i diritti esplorativi alla società di Rhodes per effettuare 10 scavi nel suo territorio. In realtà Lobengula aveva virtualmente ceduto il paese.
Armato di quel documento, Rhodes è potuto andare a Londra per chiedere alla corona un sostegno ufficiale ai suoi diritti su quei territori. Ora Rhodes è famoso. Tutti lo ammirano per l'immensa ricchezza e le conquiste. Ma molti diffidano di lui perché sanno che non permetterà a nessuno, neanche al governo, di frenare la sua ambizione. La regina è incuriosita da questo suddito così potente e invita Rhodes al castello di Windsor. Nel 1890, alla fine, ha incontrato la regina Vittoria e l'ha affascinata. C'è un aneddoto secondo il quale la regina gli avrebbe chiesto: è vero che odia le donne? E lui ha risposto: come potrei se vostra maestà è una donna? Rhodes ottiene l'approvazione della regina e il documento ufficiale che lo autorizza a sfruttare la concessione in Africa. Gli concede il diritto di reclutare una forza di polizia e costruire forti nella regione, con i poteri di uno Stato indipendente. Ma Rhodes deve fare i conti con la forza di Lobengula. Per questo chiama il suo amico più stretto, il dottor Leander Starr Jamieson, giocatore d'azzardo, avventuriero e spietato opportunista. L'occasione arriva quando Lobengula attacca un'altra tribù per una disputa sul bestiame. Jamieson manda un messaggio a Rhodes. Ci inseriremo in questo diverbio su donne e bambine uccisi e se conquistiamo la terra, le nostre azioni andranno alle stelle. Jamieson arruola un esercito di 1.400 mercenari bianchi. A ognuno vengono promessi 2.400 ettari della terra di Lobengula e 15 concessioni per cercare l'oro. Rhodes e Jamieson hanno deciso di impossessarsi della terra dei Matabele. L'elemento decisivo è stata un'arma, la mitragliatrice Maxim. Poteva sparare 60 colpi al secondo, ma non era mai stata usata in battaglia prima. È sorprendente pensare che una società privata avesse l'arma più segreta dell'epoca, in dotazione solo all'esercito inglese. Ma era proprio così. I Matabele sono armati principalmente di lance e mazze e vanno incontro al massacro. La mitragliatrice Maxim di Rhodes falciava senza sosta i Matabele che avanzavano come fili d'erba. Non avevano speranza. Le perdite sono state enormi, 3.000 in un giorno. Una carneficina. Lobengula fugge da Bulawayo con le sue mogli. Pochi giorni dopo viene ritrovato il suo carro e il corpo del re che giace lì vicino. Secondo uno dei suoi seguaci, il grande sovrano dei Matabele si è avvelenato. John Moffat, che aveva convinto Lobengula a firmare la concessione, è colpito da rimorso. Il re era un gentiluomo a suo modo ed è stato slealmente ingannato. Nel novembre del 1893, il dottor Jamieson issa la bandiera della società su Bulawayo. Ora Rhodes ha il controllo totale su un vasto territorio che verrà chiamato Rhodesia. Pochi giorni dopo, fa il suo ingresso trionfale nell'ex capitale di Lobengula e si congratula con le sue truppe per la distruzione di quella che chiama una spietata barbarie. Anche John Moffat cambia atteggiamento. Il grande Rhodes avanza impettito. Tutti qui si inchinano a lui e lo adorano come il più saggio tra gli uomini. Il favore popolare è con lui. Ma suppongo che un giorno ci sarà uno scontro e all'improvviso gli uomini si ricorderanno che esiste ancora la giustizia, anche per i neri.
Rhodes viene ricompensato con l'elezione a primo ministro della colonia del Capo. Compra una casa su Table Mountain, da cui può vedere i due oceani, Indiano e Atlantico. Qui si circonda di amici selezionati e spiega loro le sue teorie religiose e razziali. I bianchi si sono chiaramente affermati nella lotta per l'esistenza. All'interno della razza bianca, l'uomo anglofono si è dimostrato lo strumento più promettente del piano divino per diffondere giustizia, libertà e pace su gran parte del pianeta. Quindi, dedicherò il resto della mia vita al disegno di Dio e lo aiuterò a rendere il mondo inglese. Rhodes è il padrone di tutte le terre che ha scoperto, ma non gli basta. Un giorno questa brama di potere getterà l'impero di Vittoria nel suo periodo più buio. Nel 1886 viene scoperto l'oro nel Transvaal, lo stato fondato dai Boeri per sfuggire al dominio britannico. Rhodes teme che i Boeri del Transvaal, arricchiti dagli introiti delle miniere, possano ostacolare i suoi piani. Se unissero le loro forze a quelle delle colonie tedesche nell'Ovest, potrebbero sbarrare la strada verso nord. Per evitarlo, Rhodes stringe un'alleanza con i minatori scontenti della città di Johannesburg e pianifica una rivolta per rovesciare i Boeri. Jameson rassicura Rhodes. Chiunque può prendere il Transvaal con una dozzina di revolver. Rhodes ha ideato un piano per prendere il Transvaal con la forza. La popolazione di Johannesburg doveva scatenare una rivolta. Avrebbero chiesto aiuto. E Jameson avrebbe risposto con un gruppo di mercenari e poliziotti della Rhodesia, occupando il paese. La rivolta promessa non si materializzerà mai. Ma Jameson va avanti col suo piano. Entra nel Transvaal alla testa dei suoi uomini. Ma i Boeri sono pronti ad accoglierli. Lasciano che gli invasori avanzino fino a circondarli. Quindi li eliminano con letale precisione. Il comandante Boero riferisce che molti degli incursori sono poco più che ragazzi e si arrendono in lacrime. Il giudizio sulla spedizione di Jameson è quasi unanime. Un attacco ingiustificato contro uno stato indipendente, un atto di aggressione. Suscita scandalo in tutto il mondo. Rhodes è costretto a dimettersi da primo ministro della colonia del Capo e viene convocato a Londra per rispondere al Parlamento britannico. Ma non ha nulla da temere. L'opinione pubblica in Gran Bretagna è sempre più anti-Boera. La regina spiega il sentimento popolare in una lettera alla figlia. I Boeri sono un popolo orrendo, crudele e prepotente. Rhodes porterà l'impero su una strada pericolosa. I suoi metodi violenti e privi di scrupoli provocano una reazione che lo scuote alle fondamenta, proprio nel momento in cui Vittoria si prepara a celebrare le glorie e i trionfi del suo regno. Nel 1897 si festeggia il giubileo di diamante della regina, 60 anni sul trono. Soldati e governatori delle colonie arrivano a Londra da tutto l'impero per sfilare in una spettacolare parata. Sono filmati originali, girati con le prime cineprese. La piccola donna sotto l'ombrello regna su oltre un quinto della popolazione della Terra. Un giorno che non verrà mai dimenticato. Credo che nessuno abbia mai riscosso un'ovazione come quella riservata a me. Le acclamazioni erano quasi assordanti e sul viso di tutti si poteva leggere una gioia vera. Ma presto la gioia diventerà disillusione, quando i soldati che hanno sfilato per le strade di Londra verranno mandati a combattere in Sudafrica. La
La Gran Bretagna invia l'esercito per finire il lavoro che Rhodes ha iniziato, porre fine all'indipendenza dei Boeri. La guerra boera inizia un anno dopo il giubileo della regina. Gli inglesi credono che sarà breve e gloriosa, ma i Boeri sono ben armati. Un soldato semplice inglese scrive nel suo diario: appena abbiamo provato ad avanzare, è iniziata una pioggia di fuoco. All'improvviso una mitragliatrice ha iniziato a sparare. Questo ha bloccato la prima linea, poiché i soldati sono caduti faccia a terra e non sono più riusciti a fare una mossa. Gli inglesi sono andati in guerra in Sudafrica impreparati a questo tipo di conflitto. Molti ufficiali avevano combattuto solo contro nemici armati di lance ed erano increduli. Vi sono stati casi di resa. I soldati gettavano le armi e fuggivano, comportandosi da codardi. Le ripetute sconfitte minano la fiducia dell'opinione pubblica e le incrollabili certezze della regina. Nessuna notizia oggi, solo elenchi di vittime. La guerra la tocca personalmente quando suo nipote, il principe Christian Victor, viene contato tra i soldati morti. I britannici incrementano lo sforzo bellico. Inviano 250.000 soldati in Sudafrica. Poco alla volta i Boeri iniziano ad arretrare. L'esercito regolare viene sconfitto, ma i loro comando continuano una feroce guerriglia. Per rappresaglia, il comandante in capo britannico, generale Kitchener, conduce una guerra di logoramento, bruciando le fattorie e rastrellando donne e bambini. L'interna nei primi campi di concentramento della storia. Un gran numero di civili furono esposti al tifo e al colera. Per la prima volta si parlò di campi della morte, un tema che fu ripreso dalla stampa britannica e da vari esponenti liberali, che li consideravano dei metodi barbari di condurre una guerra. L'atteggiamento della regina e dell'opinione pubblica rimane fermamente patriottico, ma i disastri della guerra boera alimentano una crescente disillusione. Per gli ideali dell'impero è l'inizio del declino. Cecil Rhodes, l'uomo che ha contribuito più di ogni altro a iniziare questa guerra, combatte la sua ultima battaglia. Il suo cuore malato gli provoca gravi problemi respiratori. Viene portato nel suo cottage sulla costa, nella speranza che la fresca brezza marina allevi i suoi tormenti. È qui, all'età di 48 anni, che perde la sua sfida con la morte. Nel testamento ordina di essere seppellito in Rhodesia, in un luogo che chiamava il panorama del mondo. La sua tomba non è segnalata da una croce, ma da un enorme masso. Secondo le parole di un alto commissario britannico, è un luogo pagano, spettrale e sinistro. Molti dei principi incarnati da Rhodes vengono sepolti con lui. L'epoca di vittoria finisce qui e l'imperialismo britannico non toccherà più queste vette estreme. La regina Vittoria muore la sera del 22 gennaio 1901. Ha 81 anni. Per suo preciso ordine, viene vestita di bianco e fiori freschi vengono sparsi sul corpo. Sul volto, il velo indossato alle nozze col principe Alberto, 60 anni prima.
La morte della regina Vittoria è stata vista da molti come la fine di un'era. Nel 1901 si assisteva già all'emergere di altre potenze che avrebbero presto costretto l'impero britannico a combattere per difendere la sua supremazia. Gli ultimi giorni del suo regno furono segnati da dubbi e timori. Rhodes aveva messo a dura prova l'impero. Le repubbliche boere contro le quali l'Inghilterra ha combattuto per anni otterranno l'indipendenza e lo spirito aggressivo lascerà il posto a un liberalismo gladstoniano. Gli ideali che il principe Alberto ha instillato in Vittoria nei primi anni del suo regno si dimostreranno alla fine più duraturi del rigido imperialismo degli ultimi decenni.